Signore e signori, eccoci sul video. Desideriamo subito invitare al microfono alcuni dei protagonisti della serata. Incominciamo da Mauro Bolognini e Franco Indovina. Mauro Bolognini, il regista del secondo episodio, possiamo dirlo anziano del cinema, e Franco Indovina, regista ai suoi esordi, al suo esordio. Franco era un amico del quale io rispettavo questo suo desiderio di continuare, di fare cinema, e quindi si era stabilito naturalmente un rapporto molto amichevole. Lui è stato per me un regista importante, un regista che cercava e voleva comunicare col pubblico, ma era anche ad un livello più alto, cioè quello un pochino più una calligrafia particolare. Era un uomo affascinante, era un uomo che sapeva raccontare una storia, che sapeva stabilire subito un rapporto di grande fascinazione. E questo conta in quel mestiere. Noi non riuscivamo a metterlo né nel cinema comico, né nella commedia, né nel diciamo il grande cinema d'autore. Era una cosa abbastanza strana. Eppure riesce a trovare molto più di molti registi del periodo una cifra che è squisitamente visiva. Poteva essere capito di più. Forse poteva avere dei riconoscimenti maggiori rispetto a quelli che ha avuto. E comunque chi fa il regista o comunque chi cerca di dare corpo alla propria creatività, alla propria espressione artistica, un pochino ha bisogno di riconoscimenti.